serve il piano strategico. Traffico civico, è il momento. Non furono mai applicate, non furono mai applicate. Il traffico civico, assolutamente. Allora, la mobilità è uno degli aspetti più importanti, perché riguardano sempre quell'idea di città che si ha. Cioè io mi rifiuto di pensare che la soluzione di un aspetto non possa essere agganciato al piano che hai in mente per la tua città, perché la nostra città è una città cresciuta senza una logica e quindi consentire ai cittadini di muoversi con una certa velocità in una città cresciuta a dismisura senza che le strade supportino questa cosa è un problema che deve da cui partire. Allora, il primo concetto fondamentale, sempre in quell'idea che io mi immagino Caltanissetta, città europea, così com'è, perché noi ci piaccia o no, siamo in Europa, bisogna ridurre al minimo possibile l'utilizzo del mezzo privato. Cioè il mezzo privato deve essere considerato un lusso, perché le nostre strade, la nostra organizzazione urbanistica non consente al numero di macchine che ci sono di poter muoversi liberamente. Valerio diceva una cosa importante, bisogna anche incentivare i mezzi alternativi, che possono essere le bici elettriche, possono essere il camminare a piedi. L'educazione del camminare a piedi è una cosa che la nostra popolazione sconosce, perché se tu non hai la possibilità di posteggiare o entrare dentro un negozio non sei soddisfatto. Allora, questo è ancora una volta un piano culturale, ma non mi dilungo per un problema di tempi. Allora, il concetto di fondo è che si parte dall'idea del luogo di identità collettiva, che è il centro storico. Allora, chiudere il centro storico oggi totalmente non è possibile, ma bisogna costruire un luogo pedonalizzato che rappresenti proprio il luogo dell'incontro, dell'identità collettiva. Per far questo devi individuare le aree. Condivido quella di Michele attorno alla fontana, perché mi rifiuto di pensare che quello sia l'ennesimo posteggio. E l'altra è l'area prospiciente il municipio, che già si è autopedonalizzata. Ma queste aree chiuse devono essere aree abbellite, perché quello deve diventare il salotto della città, e frequentate. Cioè ci vogliono delle attività, e io per fortuna ho accettato la sfida che un gruppo di cittadini ha fatto con l'associazione Go, che mi aiuterà a organizzare eventi 365 giorni all'anno, perché il concetto deve passare ai nostri concittadini, ma soprattutto ai cittadini dei paesi limitrofi, che a Caltanissetta c'è sempre qualcosa da fare. Chiaro. E quindi andare in centro storico deve essere quasi un bisogno, perché tu sai che troverai una mostra, un evento, un'attività, ma troverai i tavolini, le panchine, il verde. E come ci arrivi in centro? Chiaramente devi fornire i parcheggi, perché è necessario che questi ci siano, la sosta veloce, quindi l'idea di avere le soste a pagamento non è una cosa sbagliata, ma devi incentivare tantissimo il trasporto pubblico. Quello si può fare già da subito. Con la SCAT bisognerà fare un piano di industriale che individui degli obiettivi che consentano di far aumentare il numero di fruitori del trasporto pubblico, incentivando, quindi abbonamenti a tariffa politica, aiutando le famiglie che hanno difficoltà, perché chi non usa la macchina risparmia un sacco di soldi, inquina meno e affolla meno le strade. Tutto questo va, io lì sono molto più vicino a Michele Giaratana, va organizzato gestendo un piano di mobilità, cioè quindi del trasporto privato, che purtroppo deve richiedere il parere di esperti, perché è come fare una rete idrica, cioè il trasporto dell'acqua corrisponde al trasporto pubblico e al trasporto del traffico urbano. Ma il concetto di fondo deve essere che deve essere privilegiato il trasporto pubblico. E questo, intercettando finanziamenti europei, che tra l'altro in queste misure privilegia la riqualificazione urbana anche nei piani di mobilità, consentirà di attivare sistemi di trasporto innovativo per noi, già vecchio in alto. Infatti. Ma per noi io non parlo Germania, parlo di Siracusa. A Ortigia c'è il bike sharing, funziona perfettamente, perché non deve funzionare da noi? Anche a Ragusa. Ma questo genera non solo un'abitudine nuova all'uso del mezzo pubblico, che è un cambiamento culturale, ma crea posti di lavoro. Perché queste stazioni in cui tu utilizzi macchine elettriche o bici elettriche devono essere custodite, devono subire una manutenzione, quindi questo crea posti di lavoro. E se c'è una progettualità seria, infatti il nostro investimento sull'Ufficio Europa sarà quello principale,
Questo consentirà di avere flussi di soldi che ti consentono tutto questo. Però bisogna avere una chiara visione della città che vuoi, partendo dal centro storico. Una volta attivato questo, io ieri sera mi sono intrattenuto a lungo con i commercianti del centro storico, perché loro hanno la paura che tu chiudi e non fai niente. La chiusura deve essere una parte delle attività che vuoi fare lì in centro storico, perché a oggi non puoi pensare al ripopolamento to cure, cioè perché non ci sono le condizioni, ma creare le attività in centro, perché la gente ci va. E per centro non intendo solo la piazza Garibaldi, ma vedete, è stata inaugurata un'area nuova, che è quella della Santa Maria degli Angeli, che è un centro culturale fondamentale, che se veicolato bene, in una progettualità condivisa, consentirà di riqualificare l'area Angeli. Il problema è che lì la sovrintendenza vuole trasferire i suoi uffici. Allora, già... no, probabilmente, Valerio, ci sono delle condizioni, perché questo sovrintendente è una persona molto aperta. Sì. Io credo che ho già avuto delle possibilità di sapere pareri diversi, che di fronte a una progettualità condivisa, che abbia un profilo culturale forte, e quell'area può essere dedicata un dietro front da parte sì. Della... Considerate il fatto che mentre l'ex macello dovrà essere l'area dell'arte e dell'innovazione tecnologica, quell'area deve essere dedicata alla cultura, assieme alla Scarabelli, assieme all'ex parco Regalpetra. Allora, questi luoghi diventano punti di attrazione. Allora, come far arrivare la gente lì sottende al piano di mobilità che si vuole realizzare. Cioè, non puoi partire dal piano di mobilità, devi partire da come vuoi gestire le parti della città per poi decidere come portarle. E Giovanni, sotto questo profilo, fa un assist alla cultura. Purtroppo i tempi sono il tempo è tirando, perché anche quello che ha detto Giovanni in maniera quasi propedeutica ha inserito un altro argomento importante. La vivificazione del centro storico, che può passare anche dalle o da talune attività culturali. Nei vostri programmi, perché nel suo c'è, e con lui facciamo un discorso a parte, non si parla in realtà di teatro, proprio della struttura del Teatro Regina Margherita e di come adoperarlo. Però rifacendomi alle citazioni colte di poc'anzi dell'ingegnere Giarratana, sin dai tempi degli antichi si diceva che il teatro è il luogo catartico del popolo, quindi anche se sei, insomma, se c'è povertà, il teatro è un momento di libertà e il popolo, la gente soffre di meno. Quindi io dico, come volete utilizzare in realtà il Teatro Regina Margherita? Lo volete utilizzare voi, cioè lo volete gestire voi comune, oppure lo volete dare in gestione facendo un bando europeo, e in che modo? Le stagioni teatrali, come le volete progettare? Questo teatro continuerà a essere un oratorio idoneo a tutto e a tutti, oppure dal saggio di danza al convegno? Oppure sarà il luogo della cultura al massimo livello, però per tutti. Poi parleremo con l'ingegnere Giarratana. L'ingegnere già ringhia, lo sentivo ringhiare già. Allora, ragazzi, del concetto di fondazione. I tempi sono stretti, questa volta cominciano i 5 Stelle. Giovanni, contingentiamo. Sì. Non fare l'interista. Io sono interista fin da quando ero nel grembo materno. Tre dei quattro, questa è una vera novità, e credo che sia mai stato Loverme milanista. Spero un giorno di sapere che Loverme, ma da lui lo voglio sapere. È milanista. Vai Giovanni, questo si è contraddistinto. Il teatro è il teatro con la T maiuscola, e quindi effettivamente quando sento queste parole di averlo trasformato quasi in oratorio, questo mi fa male, perché l'oratorio si può fare in luoghi adibiti ad oratorio. Quindi forse questa potrebbe essere l'unica eccezione dove si potrebbe veramente cercare di affidare il teatro a nomi importanti, seri, che possano veramente rilanciare il Regina Margherita, che potrebbe essere il fiore all'occhiello. Però qui arriva la consulenza della città. Consulenza e qui niente. Arriva la consulenza. Questo fa capire che quando io quando io parlo di tagliare assolutamente le consulenze, io ho sempre detto nei limiti del possibile. Ma noi non è che siamo stupidi, no? Quando si capisce che c'è una situazione in cui effettivamente la figura del consulente può
dare quel margine in più di risposta, di rinascita, di rilancio. Allora in questo caso, proprio in un discorso legato alla cultura, no? Al teatro, come quindi una direzione artistica importante, tu dici? Io vedrei veramente una direzione artistica, e quindi rimane in gestione al comune, importante, con la gestione del comune. Questo potrebbe essere un bel compromesso, un giusto compromesso. Quando sentivo prima, proprio velocissimo, no, il tempo me lo poco, sì, no, sì, no, sì, anzi non mi fare perdere altro tempo, dico, quando si parlava di società privata che dovrebbe gestire, no, eccetera eccetera, il discorso per capire bene la viabilità, il traffico, io continuo a essere contrario, perché dico, noi abbiamo fiore di professionisti a Caltanissetta che gratuitamente ci possono dare delle bellissime consulenze, quindi non vedo perché dobbiamo andare a pagare. Stessa cosa si potrebbe fare per il teatro, esatto. Allora. Scusa, no, ma chi ti ha detto che io avrei pagato? Scusa, chi ti ha detto che io avrei dovuto Tu parlavi pagare? Di società. Ma gli autobus per forza della società tu parlavi devono far di, capo. Però, tu vi parla, prego, ragazzi, non andiamo fuori perché argomento. Se no, torniamo su. Tu parlavi di società e di università che stanno facendo, quelli li devi pagare. Ma quelli, quando mai? Ah, e allora vuol dire che se specifichi. Siccome la cultura è il tema concludente. Andiamo, torniamo alla cultura. E anche perché si sta mettendo a piovere, quindi piove sul bagnato. Qualcuno diceva, abbiamo anche, diciamo, dei nomi emergenti. È verissimo, però se vogliamo andare ad affidare un teatro e volerlo veramente rilanciare a livello nazionale, probabilmente ci può essere bisogno di una figura che abbia uno spessore ancora maggiore rispetto a ciò che abbiamo nella nostra. È un concetto chiaro ed è un'idea che ha, credo, una barra direzionale. Che sì, sì. Allora, parliamo di cultura, però mi pare la domanda sia esclusivamente sul teatro. Ci interessa sapere che fine farà allora, il teatro Margherita. Questo teatro Margherita è uno dei più bei teatri della Sicilia. E deve essere valorizzato per quello che è. E nessuno mi porrebbe la domanda che ci fai in un campo sportivo. Cioè, in un campo sportivo non ci puoi andare a fare il picnic. Il teatro è il luogo, il nostro teatro, il teatro Margherita, è il luogo in cui deve essere espressa l'arte nella sua versione più naturale, più spontanea, quindi dalle grandi compagnie alla piccola rappresentazione locale. Proprio mi è piaciuto quello che tu hai detto, il teatro deve essere per tutti, assolutamente. Deve consentire a tutti di poter beneficiare di quello che poi alla fine nutre la tua anima. Io immagino un teatro aperto alle scuole, a quei settori della società che magari non si possono permettere biglietti costosi, e tutti i miei concittadini devono trovare la risposta al proprio bisogno culturale. Come lo facciamo? Come gestire? Allora, io farò di tutto perché il teatro resti patrimonio della città e anche la gestione sia della città. In questo caso credo che la organizzazione è molto costosa, la gestione, lo so, del teatro è molto Regina costosa, Margherita. Sì. Però il problema è questo, che questa gestione non vede, e torno a ripetere sempre come prima, l'idea di Caltanissetta come luogo culturale di riferimento di tutta l'area. Quando fai una stagione, la devi fare pensando di attrarre interesse dal circondario. Cioè, una compagnia non può venire solo una sera. Allora tu devi organizzare una stagione teatrale con persone che ti possono agganciare a dei circuiti in maniera tale da ottimizzare i costi, in maniera tale che le persone che oggi vanno a Palermo, a Catania per assistere a attività teatrali sia attratta da Caltanissetta. Io quando parlo di far ritrovare un'identità alla città significa investire. Cioè l'investimento sta proprio in questo. Se tu questo lo cedi ad altri, perdi di vista il controllo di una risorsa importante. Quindi la nostra idea è quella di individuare una persona di alto profilo che ci possa agganciare nello scenario nazionale, di fare in modo che la stagione teatrale sia appetibile a tutti, ma sia promossa, sia pubblicizzata, almeno nel bacino di cittadinanza a 20-30 km dalla città, e soprattutto fare in modo che le rappresentazioni siano popolate da tutti. Guardo con interesse alle scuole. C'è un rapporto scuola-teatro
per me è una cosa fondamentale. Questo rientra in quel lavoro di rete che farò con il dirigente.